Beh, loro comunque sia ci aspettavano e stavano bassi, quindi facciamo anche fatica a trovare la profondità. E loro comunque sia sono un'ottima squadra. E in vista dei playoff comunque un punto importante, perché comunque sia uno scontro diretto. E peccato perché abbiamo avuto due o tre occasioni, c'era il rammarico di non averle sfruttate al massimo. Però comunque sia vediamolo che sia come un punto importante questo. Martedì c'è un'altra partita per ripartire. Cristian, rispetto a Chiavari, Zeman ha cambiato tutto il reparto d'attacco, 3 giocatori su 3, però il gol continua ad essere il grande assente in casa Pescara. Sì, diciamo che abbiamo avuto anche un po' di sfortuna su due o tre occasioni che potevano magari andare meglio. Adesso comunque sia la prima volta che giochiamo tutti e tre insieme, quindi dobbiamo conoscerci anche un po' meglio. Però penso che si possa far bene. Mi dici quando Zeman ti ha comunicato che saresti sceso in campo dal primo minuto? No, le formazioni le sappiamo anche noi prima della partita, Quindi non quindi. avevi il sentore? Ieri ti abbiamo visto ai nostri microfoni che eri abbastanza convinto, ancora non sapevi nulla? No, beh, dai, dagli allenamenti un po' ho provato un po' pettinare, un po' me, quindi avevo mezza idea, però nel senso l'ufficialità l'ho subito prima della partita. Parliamo un attimo di questi 90 minuti. Cristian, gara equilibrata, combattuta, avete avuto voi le vostre occasioni, le ha avute anche la Cremonese, tutto sommato forse lo 0-0 è il risultato più giusto. Sì, diciamo che se andiamo a vedere tutte le occasioni il pareggio è giusto. E loro comunque, come l'ho detto prima, è una squadra importante, quindi vediamola come un punto importante in lista dei playoff.